Ciao a tutti grandissimi, sono qui a Salò con il mitico Nicola Gobbi, gioielleria Gobbi. Nico, qua noi volevamo esagerare, vedo che ci siamo comunque riusciti perché vi abbiamo parlato di manifattura, di fornitura, però tu comunque qua il livello è sempre sopra le stelle, quindi Andiamo sulla manifattura, andiamo dai. sulla manifattura. Abring, Kulis Merden. E cos'altro dobbiamo aggiungere? Due primizie assolute, manifatture vere, perché mi dicevi che anche loro dal free kicks in su è Sì, tutta c'è l'omino proprio, l'orologiaio che monta che monta direttamente tutto. tutto l'orologio da sé. Abri, non c'è niente da dire C'è niente perché da dire, è pieno. ragazzi, oltretutto questi orologi qua, io adesso ne sto indossando uno che ho rubato a un passante, non sto scherzando, l'ho rubato a Nicola. Devo dire che sono tanto belli, ben fatti, e poi c'è una componente umana qua molto importante, perché Storica, parliamo numeri umana, piccolissimi, no, passione prima di tutto, perché è dietro di tutto c'è certo, la e c'è passione. anche un bel discorso di esclusività, perché veramente è un oggetto che al di là, che poi vi farò vedere, hanno anche dei prezzi molto ragionevoli, secondo me, per un oggetto fatto veramente a mano in pochissimi pezzi. Quindi, ecco, 400 pezzi l'anno circa, di cosa parliamo? mondo, Praticamente fanno due orologi al giorno, eh? Eh se li sì, fanno, sono ecco. quattro orologiai, sì. Appunto. E tornando al discorso manifattura fornitura, qui abbiamo due orologi di manifattura con due stili completamente diversi. Quindi la manifattura, l'orologeria di un certo livello può, come in questo caso, avere una linea molto Futuristica. futuristica avanti nel tempo come Ulysse Nardin, veramente sembrano orologi che potremmo indossare tranquillamente nel 2066, per Sì. dire. Mentre qui da parte di Abring abbiamo dei prodotti ovviamente sempre di manifattura altissima qualità, che si ispirano agli anni 30, 40, Più 50, tradizionali. molto più tradizionali in quelle che sono le linee, in quelle che sono i quadranti. Seguono la scuola proprio dell'orologeria tradizionale. Classica, Classica. classicissima, e anche nelle dimensioni, perché questi qui sono un po' più tosti. 43 e 45 e mezzo, ai 38 e mezzo tutti, caro 38 e 38 e mezzo, che comunque adesso è anche una misura che tutti chiedono, visto che c'è sulle misure. Allora, ragazzi, sulla questione misure, io ve lo ripeto, passati 15-16 anni bisognerebbe smettere di cominciare a misurare della roba, io ve lo dico sinceramente, però 38 e mezzo credo che sia oggi lo stato proprio sì. dell'arte, perché 37 magari è un po' piccolo, 39, 40, 38 contenti Ma tutti. sì, ma poi dipende sempre da che orologio è. Certo, in Un questo diver caso qui. 38 e mezzo non ha senso. Un orologio della stile elegante, classico, un 38 e mezzo è È giusto. perfetto. Sia per un polso piccolo che un polso grande. Adesso cosa dici, Nico? Glieli facciamo vedere o Ma andiamo via? sì, Sì, dai, dai, meritano di essere meritano, visti. ragazzi. Quindi attenzione che ve li faccio vedere bene nel dettaglio. Nicola ve li spiega, anche perché io, se dovessi spiegarvi, io penso che qua dentro ci abbiano messo della polvere di fate. Cosa volete? Non potete mica pretendere. Dai, va bene, ve li facciamo vedere. Mi raccomando, dopo nei commenti, sia io che Nicola vorremmo sapere cosa ne pensate, perché questa qui è roba che va anche detto, non si vede tutti i giorni. No, Quindi e se la poi. volete venire, venite qua da lui, perché secondo me merita un viaggio, un Ma giro sì, dai, per due apprezzare. chiacchiere ben volentieri. Assolutamente. Qua si esce sempre arricchiti comunque, a livello culturale. Io di portafoglio magari un po' meno. Però questo è un altro discorso. Benissimo, ragazzi, faccio vedere queste bombe a mano. Vai che si vola. Partiamo da Abring. Ah, Abring, manifattura relativamente giovane, quest'anno inizia a fare i suoi 25 anni. È una manifattura austriaca che prende il nome dal suo fondatore Richard Abring. Qua vedete il Felix ha avuto anche riconoscimento come vincitore del Petit Agile d'Or nel 2014. Felix ha anche bel nome, oltretutto. Felix, i nomi di Abring sono tutti belli, devo dire che Maria e Richard si impegnano veramente a dargli bei nomi agli orologi perché giustamente sono come dei figli per loro gli orologi. Felix è sempre un 38 e mezzo di diametro, 7 mm di spessore, carica manuale, monta l'11A11B, dove B sta per base. Questo è un movimento manifattura che è stato fatto, studiato e progettato da Richard. Mi direte si assomiglia a un Vajoux come base. È vero perché Richard ha studiato e ha lavorato 12 anni in IWC. In IWC ha sviluppato vari orologi sulla base del Vajoux perché all'epoca IWC utilizzava il Vajoux come suo movimento nei loro cronografi e Richard si è sviluppato il suo movimento logicamente
sulle basi, sull'architettura del Vajoux. Adesso Movimento. facciamo vedere anche qualcosa di un po' più complicato, per poi Sì, ragazzi, certo. adesso passiamo a quello dopo. Già questa è una delizia, Che è un Felix. che è un Felix, il nome è perfetto perché ti rende molto Felix Sì. quando lo hai al polso. Con quadrante granelli così argentele, sfere blu È a bellissimo. fuoco, veramente un contrasto che piace ed è elegantissimo. E adesso invece passiamo a... Un Erwin. Sì, assolutamente, lo facciamo vedere subito. Che, ecco qua, questo è un Erwin, da Felix passa ad Erwin, sempre la carrura è sempre un 38 e mezzo, aumentiamo leggermente lo spessore, andiamo a 9 mm di spessore, però qua iniziamo con la prima complicazione, che è un secondo morto. Secondo morto, secondo saltante. In poche parole, anziché vedere la lancetta dei secondi saltare come la loro alternanza 28.008, lo vedi saltare secondo per secondo. Come un bel quarzo, Come un praticamente. bel quarzo, anche se è una delle complicazioni più difficili in orologeria perché la sfera secondi deve proprio cadere perfettamente sull'indice del secondo, E che non qua è ci una cosa siamo, però semplice. qua devo dire che ci siamo, c'è No. molta Per precisione. di più, questo è un pezzo esclusivo e quasi unico al mondo per la via della lavorazione del movimento. Ogni tanto Maria e Richard ci stupiscono con queste finiture. Già le finiture standard sono delle finiture di alto livello con anglage, viti lucidati a mano, ponti sabbiati. Questa è una finitura di alto livello. Il ponte del bilanciere è inciso completamente a mano, viene fatto un soleil sul ponte del secondi morti. Il perlage c'è sempre. Ma questo è veramente ben rifinito, ma qua si vede che hanno decisamente lavorato molto bene e di finezza. Ma io qua però ne vedo un altro, Nico. Da un Erwin si passa sempre a un Felix, ma Ecco, fodrianto. questo qua è veramente fe felicissimo proprio Questo è molto perché qua sembra felicissimo. una bussola. Sembra quasi la coda di Pedro Sì, infatti me quando lo ricorda molto. Qua è un doppio quarzo è un doppio. comunque. No, dai. No. A ore 9 c'è l'ottavo di secondo e in centro ci sono i secondi morti. Fodriant, dal francese vuol dire indiavolato, è proprio l'orologio indiavolato. E infatti dà una bella percezione di movimento da ammirare al polso. Qua se uno prende un orologio così, guarda questo e basta. E questo indiavolamento, chiamiamolo così, questo indiavolamento è messo a paragone anche a un Freak X, perché al Freak X vedi il bilanciere che si muove completamente, qua vedi invece le lancette che vedremo dopo. Le finiture, ritorniamo su delle finiture sempre di alto livello, qua si alza leggermente la cassa perché logicamente ha un piano superiore con l'ottavo di secondo e si passa a un 10 mm e mezzo di spessore. Comunque realizzato veramente benissimo anche questo, sempre casse molto eleganti, molto armoniose. Vedo qui che hanno fatto anche hanno aumentato, Leggermente il bordino della sì. lunetta proprio per far sì che la sfera dei secondi stia. La cosa bella da controllare, soprattutto in questi orologi artigianali, è la curvatura delle lancette, che in un Sì. orologio commerciale purtroppo non, una ditta commerciale non può permettersi una persona che curva a mano le lancette devono essere perfettamente parallele. Qua arriviamo a un parallelismo perfetto dove le sfere vengono ancora piegate manualmente da una persona addetta. E adesso a questo punto qua spariamo l'asso di briscola e ci vediamo tra 0-3 secondi perché qua ci dobbiamo anche un attimo mettere seduti. Noi qua mi siedo anch'io perché sennò cado. Arriviamo con uno degli ultimi nati che anche quest'anno è arrivato in finale, è stato nominato come sei migliori calendari perpetui al GPIG di quest'anno. Questo è un Felix cronografo perpetuale 38 e Qua ti sei molto Felix mezzo. quando ti prendi questo. Molto Felix quando ce l'hanno consegnato, quando ce l'hanno presentato, veramente questo è un signor orologio. Prima di tutto è un calendario perpetuo, cronografo monopulsante di 38 mm e mezzo con un quadrante, con una finitura veramente di altissimo livello. Le lancette vengono fatte completamente a mano, rodiate e ci vuole veramente tanto tempo per produrre quel tipo di sfere qua. La lunetta a gradini con l'alternanza di satinatura e Lucidatura molto lucidatura. bella. Sì, ha di quei riflessi che pochi orologi ce li hanno. Movimento monta la 11 CP, calendario perpetuo cronografo. Ora, qua
Qua c'è da dire che la parte cronografica e tutto ciò che è il movimento nasce tutto da Richard, la parte del calendario perpetuo anche lui ha dovuto prendere un modulo che è il modulo Dubois-Dupras e da lì viene applicato al suo cronografo. Mi direte, ma sembra un Vajoux. No, non è un Vajoux quel movimento qua. Il Vajoux è vero, ci assomiglia, ma questo è proprio un movimento Abring. Prima di tutto è 0,5 cioè è mezzo millimetro più basso rispetto a un Vajoux normale. E sapete anche voi che in meccanica il mezzo millimetro più basso vuol Sì, dire è tutto. riprogettare Devi completamente. rifare tutto. Ha delle modifiche che Richard ha portato, soprattutto nella parte della messa all'ora, ha delle modifiche soprattutto nella spirale e bilanciere che vengono assemblati e rifiniti solo da Richard. È una spirale ANSA anziché Niva, Crono o Nivarox come montano gli altri Vajoux. Ha una precisione che tutti gli orologi di Abring possono essere dei cronometri, ma nessuno lo vuole, anche perché avrebbe dei costi e un ritardo nella produzione che non possono permettersi. Perché bisogna calcolare che mandare i movimenti, farli certificare, ritornare, non avrebbe senso a rallentare così la produzione. Comunque questo resta uno degli Sì. orologi complicatissimi, più belli che ci siano, oltretutto dimensioni perfette, 38 e mezzo, anche lo spessore, È considerando un tutto il tipo di complicazioni, 13 mm, molto quindi molto sì. modesto. Adesso però facciamo vedere un po' di roba con la grossa, Enrico. Quindi adesso abbiamo tirato fuori i pasticcini, adesso tiriamo fuori le torte. Ci vediamo subito, ragazzi, non scappate. Eccoci qua con il FreakX. Passiamo a un altro tipo di orologeria, da un'orologeria artigianale a una semi-commerciale, perché l'Isnardin, diciamola, non rientra nell'orologeria Queste commerciale sono di. due bombe a mano, devo dirlo, ragazzi, Sì. sono due ordigni. Sono due ordigni, lo dico. Sono per quelle persone che sono decise se vedere il movimento e vedere la parte del quadrante. Ulisse ha tagliato la testa al toro nel 2001, ha inventato il freak. Grazie a Oechslin nell'utilizzo del silicio, è stata la prima ditta a utilizzare il silicio all'interno dei propri orologi. Ulisse ha potuto sviluppare il Freak. Il Freak è quell'orologio dove la parte del trino del rotismo, scappamento e ancora il bilanciere è sviluppato nella parte del quadrante. Nella parte dietro, in questo caso nel Freak X, che diciamo è un Freak più moderno, un po' più fresco, un po' più portabile, è un entry level del Freak. Gli hanno messo la corona, cosa che nel Freak nella prima generazione oppure Freak One la corona non c'è. Questa versione viene sviluppata l'N230, che è il calibro del Freak X, viene sviluppato dall'N118, che sarebbe il classico il Chrono Marine che ho al polso, e ha la parte del movimento con la carica. Nella parte posteriore, nella parte anteriore invece c'è proprio bilanciere, sfera dei minuti dove viene sviluppato tutto il trino del rotismo e il quadrante è la sfera delle ore, quindi ha il movimento della lancetta dei minuti, si sposta anche completamente tutto il Questo è quadrante. anche in carbonio, così per Quella è una dare fibra. ancora più. Allora, tutti i materiali sono tutti tecnologicamente avanzati. Questa è una fibra di carbonio titanio DLC nero, invece l'alcol blu è un titanio DLC blu. Quindi anche qui Sì. Ulisse Nardin sempre avanti con i materiali, cioè Sì. oggetti moderni a C'è una 360 gradi. ricercatezza sia nei movimenti che nelle finiture che nelle casse che siamo su un livello molto particolare, molto alto. Per di più, non sono dei tourbillon perché non c'è una gabbia e la distribuzione arriva direttamente al bilanciere, perché la differenza tra tourbillon e carosello è proprio il tipo di distribuzione. Qua siamo un carosello, però il carosello, come il tourbillon, serve a risolvere il problema della forza di gravità, perché il bilanciere, pur essendo più bilanciato possibile, avrà sempre degli scompensi o una minima differenza di peso all'interno di tutta la circonferenza del bilanciere, e il carosello risolve questo minimo problema. Comunque, a livello di peso, io ragazzi, ci rimango, vi Sì. posso assicurare che è più pesante il cinturino di pelle Sì. con la deployant Che la della cassa. testa Sì, dell'orologio. Una sì. cosa, cioè, quando lo avete in mano, lo muovete, soprattutto in questo modo, sentite il peso del cinturino, ma non No. della cassa, incredibile. Adesso però tiriamo fuori il pezzo da 90, Il Nico. pezzo da Lo 90, sì. tiriamo fuori subito, ragazzi. Adesso abbiate un attimo di pazienza, io muovo un attimo le mani
per gesticolare, ve lo prendo subito ed eccolo Ora, qua siamo di fronte a un Blast Tourbillon, ora, un orologio, è un tourbillon volante scheletrato, ma a differenza degli altri orologi scheletrati, qua si è partito dallo scheletro e dallo scheletro si è sviluppato tutto l'orologio. qua. Ma veramente c'è A un casino. ore 12 vedete la massa oscillante micro rotore e a ore 6 vedete il tourbillon volante. Tourbillon in giro fa in 60 secondi, a differenza del FreakX che il giro della lancetta avviene in 60 minuti. Che dire, titanio grado 5, DLC blu, No, una beh, questo. chiusura particolarissima perché è una chiusura decentrata che chiudendo da una parte si va a chiudere in automatico dall'altra Ho parte. visto qua veramente non hanno lasciato niente al caso, ma solamente immaginate qui avere il micro rotore sopra, il tourbillon sotto, cioè questo qui è Sì. un'opera d'arte. Volante perché la cassa, perché la gabbia del tourbillon è impernata solo nella parte inferiore. Sì. Siamo di fronte a un'altra orologeria. Questo qua è veramente un orologio da 1908, oltretutto guardate le lavorazioni della cassa e anche questo ci rimanete male a prenderlo in mano La perché è una leggerezza. piuma. Eh sì, perché il Cioè, è titanio fa da tutto padrona. titanio. Sì. E poi Nico, tu sai meglio di me che lavorare il titanio è Non è una cosa semplice. E tosta, basta vedere gli spigoli, gli smussi che gli hanno fatto in eh. quella casa. Cioè. Comunque ragazzi, è veramente un grande onore e privilegio avere in mano un orologio di questa bellezza. Nico, comunque tu sei qua. Che aspetti i ragazzi, chiunque li voglia vedere, perché credetemi, vale Ma moltissimo la sì. pena. Questa è roba che anche Non le si tocca sì. sempre, beh, è un piacere spiegarveli, mostrarveli, farveli anche provare al polso, perché non è un problema E farveli poi provare al sono anche polso. soprattutto complicazioni, manifatture che è difficile vedere Ah sì, anche oggi in questo anche in sì, vetrina. in un'orologeria moderna come quella di oggi, qua c'è ancora una qualità, una componente umana anche progettuale veramente, veramente spinta. Quindi Sì. si va un po' fuori dai canoni dell'orologeria industriale per avere un prodotto più Esclusivo. esclusivo che merita di essere, secondo me, ammirato, di essere guardato anche per una questione di comunque cultura e gusto personale. Adesso, ragazzi, torniamo per le conclusioni. Ed eccoci tornati, grandissimi. Insomma, qua secondo me c'è poco da dire. No. Anzitutto è roba che, ripeto, non si vede tutti i giorni, eccellenze vere di quelle che sono manifatture svizzere, in questo caso qua Vincerà storicissime, austriaca, attenzione. austriache, sì, beh, logicamente. E quindi c'è anche una sfida comunque. Potremmo portare Sì, visto gli europei, mettiamogliela lì, anche Austria-Svizzera. Austria-Svizzera. Comunque due vere eccellenze e di orologi del grande fascino, realizzati con una componente umana molto importante, il discorso dell'esclusività che facevamo anche prima, per chi ha voglia di distinguersi, chi ha voglia di qualcosa di più, dopo è chiaro che qui a livello di complicazioni un Risnardin Nico è molto avanti, ecco. Ma cioè, dipende, sì, questa è una complicazione vera, tourbillon o carousel, e siamo sulla complicazione a livello estetico, a livello proprio Sì. costruttivo, a livello di finiture, dove c'è veramente l'omino dietro che l'orologiaio rifinisce a mano completamente. Ma anche detto che, come sappiamo, c'è molta voglia di quarzi in giro e qua avete un orologio meccanico che sembra un quarzo, Quarzi. quindi potete farvi, cioè, capite, avete il quadro a 360 gradi perché Senza cambiare la batteria per di più. sembra un quarzo, quindi viene saziata la voglia di quarzi, ma è meccanico, quindi non si cambia la batteria, avete il gusto di caricarlo, contenti tutti, veramente tutti, quindi non è una cosa da poco. Io niente, Nico, ho pensato che questo qua lo porto a casa con me, adesso appena spengo la telecamera gli do un coppone Ne parliamo. e scappo via. Ma no, comunque ragazzi, venite a fare un giro a Salò, venite a guardare questi orologi, meritano davvero tantissimo. Io sono, nonostante sappiate, non sono un amante degli orologi eleganti, ma perché io insomma tendo a vestire molto sportivo, non so se si era notato in tutti questi anni di video, no? Vabbè, comunque ve lo dico io. E però questi valgono veramente la pena. Poi ripeto, per quello che è il mio gusto personale, sapere di avere un oggetto non fatto come fanno le patatine fritte, ma dove una persona si è messa lì, l'ha guardato, l'ha rifinito, l'ha assemblato, secondo me fa tanto e vale veramente tanto la pena. Benissimo, detto questo, Nico, dimmi qual è il tuo preferito tra tutti questi. Non si dice, non si dice, però.
chiediamo loro qual è, se sono più d'orologeria moderna o d'orologeria Intanto chiedo a tradizionale. voi, scrivete nei commenti qual è il vostro preferito. Il mio preferito ve lo dico subito, è questo qua, perché tanto lo porto via con me, adesso gli metto le mani addosso, quindi siamo a posto così. No, scherzi a parte, io ho un debole per un Miss Freakix. Darden, FreakX, per me sarà il mio Exit Watch. Non Lo esiste l'exit so watch. che non esiste, l'ho detto Non già 8 o esiste. 9 Exit Watch fa, però come sapete è un marchio al quale sono legato, mi piace molto. E devo dire che tra questi è il mio preferito. Oltretutto, la versione anche in carbonio che nera è la stessa preferita anche di Pedro, possiamo Ah, dirlo. Quindi sì. vedete, ve lo dico già adesso, che comunque adesso Pedrone ve lo faccio vedere. Benissimo, ragazzi, vi ringrazio. Iscrivetevi al canale. Nicola lo trovate nel gruppone, vi lascio il link. Stressatelo il più possibile, che è contento. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Come sempre, è stato un piacere, no, Nico? È una mano, Loro guarda. Ciao, grandissimi. Ed eccoci qua grandissimi, finalmente fuori con questo giaguaro che scuote la coda e ciuff, finalmente ha finito di piovere. Pedrone, saluti i ragazzi. Ciao grandissimi, un caro saluto da me e da Pedrone. Forza che adesso arriva l'estate, andiamo a tutto gas.